Eccomi qua, ho finalmente finito il lavoro nel giardino. Ho fatto l'ennesima doccia della giornata e adesso mi sono anche coccolata un pochino. Allora, il dubbio era faccio la doccia calda, faccio la doccia fredda. L'ho fatta mezza mezza. E giusto per divertirmi un po', siccome non ero abbastanza stanca, ho detto ciao, va, prendo la mia saponetta che ho fatto con la lavanda, così mi coccolo anche un pochino. Ma ve lo ricordate com'è fare la doccia con la saponetta? Mi è scappata dalle mani esattamente 5, scusate, 5 volte. E 5 volte e giù e prendi e vai. E poi puff, e giù e prendi e vai. E così si fa ginnastica anche in questo modo. Basta fare la doccia con la saponetta. Allora, siccome poi in realtà ero talmente stanca e ho le mani talmente doloranti che non ce la facevo. Mi sono arresa e mi sono seduta nella doccia. Ho terminato di fare la doccia seduta. Almeno la doccia l'ho fatta. Poi però ci vuole la gru per rialzarmi. E vabbè, anche questa l'abbiamo fatta. Adesso, prima di andare a cena, perché mica è finita la giornata, no? C'è ancora da preparare la cena. Prima di andare, però, un'altra coccola con la mia cremina di burro di karité, burro di cocco, che avevo fatto un po' di tempo fa. Devo dire che è molto morbida, cremosa, ha una consistenza compatta, va molto bene per le ginocchia e per, cos'erano? Le giunture sono i gomiti. Proprio per chi ha la pelle secca è una consistenza molto burrosa, ma che si scioglie bene e si spalma molto bene. Quindi, visto che sono stanca, ho sudato un pacco, mi hanno mangiato le zanzare, mi sono interrata e tutto il resto, una coccola ci vuole. E quindi adesso vediamo, ci provo anche, però sul viso è un po' improbabile riuscire a farlo perché col caldo che fa mi si scioglie la faccia. E se qualcuno è attento si starà domandando: ma dove, perché è andata a fare la doccia oggi, Laura? Sì, non sono nel mio bagno. Non è che vado a bagno del casa degli altri, eh? Sono in lavanderia, qua a piano terra c'è un piccolo bagno, diciamo di fortuna, ma spesso è molto fortuna. E quindi poche cose, un sapone, una cremina, un deodorante, quello adesso lo tiro fuori. E per oggi le coccole sono terminate. Ciao ciao!